Il Vesuvio quasi invisibile è offuscato dalle polveri sottili dello smog urbano. Non sempre le belle giornate portano benessere e nelle metropoli italiane la percentuale di materia inquinante nell'aria è aumentata a causa delle piogge scarse. Per rispettare la legge che lo impone, il Comune di Napoli ha indetto il blocco totale della circolazione, che proprio totale non è. Via libera alle automobili Euro 4 ed Euro 5, una deroga per i veicoli commerciali e quelli con 3 persone a bordo. Esclusione in toto soltanto per le vetture Euro 0 ed Euro 1. Tra i controlli della Polizia Municipale e chi ha scelto di circolare in bicicletta, le opinioni dei cittadini sul provvedimento. Bene, fin quando fa le cose fatte bene è sempre buono. Se ci sono le polveri sottili che danno fastidio, è meglio eliminarle. Non serve, secondo me non serve assolutamente a nulla, perché o si fa in forma radicale e si comincia a camminare a Napoli a piedi e con le biciclette, oppure praticamente penso che questo sia completamente inutile. È come sempre stato, da quando ci sono state le targhe alterne, a mio avviso. Mi è sfuggita la notizia proprio, ho letto il giornale ma mi è sfuggita la notizia. Secondo lei è giusto, diciamo, bloccare la circolazione per un caso come questo di inquinamento? Beh, da un punto di vista, diciamo, della salute sì, sicuramente è giusto, però dal punto di vista lavorativo è un disastro. Dovrebbe bloccare tante altre industrie, una macchina che circola, non penso che possa inquinare quando un'industria nazionale che praticamente la terra dei fuochi, roghi, quello sia il problema principale, altro che macchina che circola. Disagi a Fuorigrotta, quartiere ad alta densità lavorativa, dove una manifestazione indetta dai dipendenti di Security Service ha completamente paralizzato l'area adiacente il Parco San Paolo. Al centro delle proteste l'incertezza sul contratto di lavoro. Noi avremmo diritto a un contratto a 173, però praticamente ci hanno imposto di fare un 195, che sarebbe la discontinuità. Il monte ore è abbastanza basso dell'ente e quindi non ce la facciamo. Ci scalano ferie, permessi, senza che noi ne facciamo richieste. Basta, adesso basta. Ringraziamo l'ente che ci sta dando una mano e ci sta dando qualche ampliamento, però la nostra società purtroppo ancora oggi sono 6 mesi che stiamo andando avanti con solo parole e non stanno prendendo provvedimenti.